Grazie per la vostra presenza, che è ancora numerosa, quindi questo veramente mi conforta per continuare sempre sul percorso delle manifestazioni che facciamo. Io, per chi non mi conosce, sono Angelo Marsiglio, coordinatore dell'associazione Amici dell'Arte dal 2007, l'associazione per chi, ma ormai forse voi sapete, è iniziata nell'81 per dare lustro alla città di Meda, in particolare per il centro storico monumentale, e noi prestiamo presenza volontaria l'ultima domenica del mese presso la chiesa di San Vittore di Villa Traversi con le visite guidate gratuite, e potete trovare proprio l'ultima domenica al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Invito chi non la conosce a andare a visitarla, perché è veramente un gioiello del 500, e questo è comunque un motore, una cosa che ci sprona sempre a continuare. L'associazione ha questo scopo, e anche quello comunque di promuovere tutte le discipline artistiche, e appunto noi siamo un gruppo di volontari e ci mettiamo proprio a disposizione di chi vuole collaborare e fare qualcosa per la crescita sociale e per la crescita anche personale, e quindi facciamo leva proprio per chi ha questo desiderio, e quindi è un discorso di crescita particolare. Questa manifestazione è giunta alla nostra ottava manifestazione proprio del calendario del 2018, che vi invito a aprire poi sul tavolo, c'è un tavolone verso l'uscita dove ci sono alcune delle nostre dei suggerimenti, delle nostre informazioni. E questa è una manifestazione legata a un tema strettamente spirituale e religioso che da 16 anni proponiamo, accostandolo al nostro santuario e al miracoloso Santo Crocifisso. Il santuario Santo Crocifisso è in piazza Vittorio Veneto, proprio nel centro storico vicino alla chiesa di San Vittore. La venerazione del Santo Crocifisso si è accentuata nella chiesa di Santa Maria Nascente soprattutto dopo un miracolo avvenuto il 2 agosto del 1813. Inizialmente la manifestazione si sviluppava presso il nostro cortile della vecchia sede, durante il periodo legato appunto alla ricorrenza, ma poi abbiamo verificato che per essere più funzionale bisognava organizzarlo in uno spazio più consono e in un periodo pre-vacanziero. Abbiamo accostato sempre temi religiosi, da inizialmente rappresentazione di croce e croci, alla leggenda della vera croce di da Varagine, a San Giovanni della Croce, a Sant'Agostino, alla luce delle candele, per citarne solo alcune, ma sono state veramente tante tutte le volte, tutte le tematiche e i suggerimenti di quello che si è fatto. E ho visto anche spesso, ci sono state proprio anche delle, è stato riconosciuto. Questa 16ª edizione ha per il titolo e come incipit Padre Nostro. Perché? Perché il Padre Nostro è una preghiera tanto mirabile quanto forse data per scontata, recitata forse ogni giorno ma spesso frettolosamente. Per questo un secondo approccio non può che condurci in un viaggio che ci avvicina al Padre Nostro parola per parola. Un primo approccio al Padre Nostro ci porta a considerare il susseguirsi di tre impegni e di tre richieste, con i quali l'uomo si impegna prima ad essere come secondo la volontà di Dio, e poi chiede quel che occorre per le sue necessità materiali e spirituali, come l'impegno per la testimonianza, sia santificato il tuo nome, l'impegno alla fedeltà, l'impegno all'amore, la richiesta del sostegno di Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, la richiesta del perdono dei peccati, rimetti a noi i nostri debiti, la richiesta della salvezza, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Questi possono essere alcuni spunti per l'interpretazione artistica. Io dedicherei anche questa manifestazione comunque alla paternità, al di là anche del Padre Nostro, perché comunque è un riferimento più terreno, ma che è
coinvolto assolutamente. Ha avuto un interessante sviluppo, ognuno ha comunque partecipato con un'originale traduzione nel messaggio, avvalendosi di tecniche e ricerche personali. Chi ha affrontato discorsi più complessi, chi invece ha rappresentato iconografie più semplici, ma tutti con la bravura dell'abilità tecnica, è presente in particolare anche la fotografia e la poesia. Prevale alto il sentimento, o meglio, gli stati d'animo e un'esortazione alla verità e alla luce. Prima di invitare tutti i partecipanti, volevo chiamarli e chiamerò poi per venire accanto a me, vorrei prima chiamare l'assessore alla cultura Fabio Mariani per un saluto. Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati ai più anche in questa ennesima bella occasione di ritrovo. Ringrazio sempre all'inizio perché è quello che è più bello fare nel mio ruolo, quindi consigliere qualcosa di bello e semplice e facile ringraziare, consci anche del lavoro che c'è alle spalle, sia di preparazione che di allestimento, che tutto, sia anche quello che è il tema scelto quest'anno. Semplice perché tutti abbiamo un padre, quindi sappiamo da dove veniamo, difficile da tradurre poi in un'opera d'arte. Quindi la visione anche del padre come strumento, quindi come l'artista ha usato strumenti per mettere su tela, su fotografia o su carta quello che è il proprio pensiero, quindi la vita del padre come strumento che si vede poi nella crescita dei figli, quindi accostare un po' opera d'arte visiva per pensare opera d'arte che siamo noi, plasmata anche su indicazioni di genitori, padre e madre ovviamente. E mi unisco e finisco salutando il ringraziamento che chi ha deciso di passare il pomeriggio con noi, grazie all'architetto, grazie anche a chi ci aiuterà poi con canzoni, musiche e arie, a continuare quello che poi ha anche un senso di famiglia, che è quello che fa il padre, quindi colori, forme e suoni che tutto insieme ci aiutano ad andare. Quindi un buon divertimento, un buon pomeriggio a tutti, grazie ancora di Celerati per l'impegno che mettete insieme. Grazie per l'intervento dell'assessore Fabio Mariani e questo senso di famiglia è molto bello, questa parola. Infatti tutte le volte dico che quando noi dell'arte facciamo delle manifestazioni è poi il senso della festa e anche il senso della famiglia, comunque perché ci troviamo anche in amicizia e famiglia. Invito anche accanto a me Francesco Donati perché adesso chiamando i partecipanti, quelli che saranno presenti, verrà consegnato un foglio un diploma, un certificato di partecipazione, questa volta per lasciare comunque un ricordo, ecco, della manifestazione. Grazie. Teresa Bruno. Lilli Cattaneo, che non c'è. Sara Cecchi. Miriam Fiorentini. No, ma poi invito proprio a rimanere così facciamo una bella foto d'insieme. Tutti quanti. Giovanna Cirillo. Orazio Colombo. Vincenzo Gerardi, Franco Lucchini, Carlo Mariani, magari una sorella, ho visto presente, no? Per ritirare il... no, va bene. Andrea Marsiglio, Claudio Benedetti, Osvaldo Minotti, grazie. Giovanni Panzeri,
Alba Pinna, Alessandro Pinna, Fabrizio Pizzolo, Yolanda Radice, Maria Tomare Sardella e il Pinero Sette Sottile. Allora, ringrazio tutti i presenti, per chi è assente mi dispiace, comunque le conserviamo e le daremo quando saranno presenti. Ecco, questo noi veramente siamo contenti di dare appunto di loro questo attestato di partecipazione che è un piccolo gesto importante. Volevo anche accanto a me il soprano Candida Spinelli, la pianista Gabriella Giaffa, i giornalisti anche loro mi hanno chiesto, facciamo prima la foto, di fare le foto, poi dopo c'è tutto l'articolo, ecco, per un attimo, poi dopo riprendiamo. Ok, grazie. Potete riprendere la postazione. Allora, la scaletta prosegue con due grandi personalità nel campo artistico musicale, il soprano che avete visto, Candida Spinelli, e la pianista Gabriella Chiappa. Allora, iniziamo da Candida Spinelli, un breve cenno sul curriculum. Ha affiancato agli studi universitari, laurea con lode di scienze biologiche presso l'Università di Milano, lo studio del canto lirico, diplomandosi nel 2008 presso il Conservatorio di Brescia. Inizia il suo percorso artistico come mezzo soprano per passare poi al registro di soprano drammatico. Ha debuttato come protagonista i ruoli di Ulrica nel Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, Azucena nel Trovatore di Giuseppe Verdi, Adalgisa nella Norma di Bellini, Santuzza nella Cavalleria Rusticana di Mascagni. È docente dal 2017 di canto lirico presso l'Accademia Europea di Musica di Erba. Ha inciso nel 2016 il CD Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ruolo di Santuzza per l'etichetta Opera Discovery, e la musicista Gabriella Chiappa. Devo cercare dei fogli, ecco qua. Allora, diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha proseguito i suoi studi partecipando attivamente ad alcuni corsi di perfezionamento in Italia e all'estero, ampliando così il proprio repertorio solistico e cameristico. L'esperienza musicale maturata in questi anni l'ha portata a dedicarsi in special modo al repertorio cameristico e a svolgere la sua attività principalmente con strumenti e cantanti. A tutt'oggi è docente di pianoforte e teoria musicale presso l'Accademia Europea di Musica di Erba. Collabora attivamente per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni rilasciate dalla ABRSM, accanto a che è una società di scuola musicale inglese, giusto? Accanto al diploma tradizionale di pianoforte, ha conseguito la laurea in musica da camera presso il Conservatorio di Giuseppe Verdi di Como per il biennio accademico di secondo livello. È laureata inoltre nella facoltà di lingue straniere in spagnolo presso l'Università Cattolica di Milano. Allora, ci presentano un primo brano, che adesso vado a vedere dove ho messo, eccolo, Se pietà di me non senti, dal Giulio Cesare di Handel. L'intricata vicenda è ambientata ad Alessandria d'Egitto e dintorni e prende le mosse dall'episodio storico della campagna compiuta da Giulio Cesare nel 48-47 a.C. Il personaggio femminile principale è Cleopatra, che dopo aver sedotto Giulio Cesare vede a lui un figlio. Cleopatra canta Se pietà di me non senti quando Cesare viene a sapere che si sta tramando una congiura ai suoi danni. Cleopatra supplica l'amato affinché fuga per salvarsi. Si tratta di un'opera barocca in cui alla fine i buoni vincono e i cattivi vengono sconfitti.
ti può accostare al Padre nostro, pensando a non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Buon ascolto. Che si occupa anche non solo del lavoro in
quanto riguarda l'architettura, ma anche docente di storia dell'arte, filosofia, insomma ha un sacco di risorse. Questo è presente lì al tavolino, postazione, e si relazionerà con ombra uguale, no, luce uguale, no, ombra uguale luce, giusto? E in particolare accostando un portfolio di fotografie che lo vedete ai lati della sala civica, che ha particolarmente portato lì per questo. Volevo ricordare che anche quest'anno ci sarà con la parrocchia San Giacomo un concorso espresso di fotografie, cioè quest'anno sarà di videoclip anche col cellulare, fatto solo col cellulare in particolare. Poi ti lascio magari dire due parole. Quest'anno la parrocchia San Giacomo organizza un concorso di video fatti col cellulare della durata di 2 minuti, e presso le parrocchie trovate tutti i volantini con le eventuali iscrizioni. Il tutto da presentare entro fine settembre per andare poi al concorso al 1° ottobre, ok? Mi ha anche coinvolto nella giuria, spero di essere all'altezza. Niente, allora cedo lo spazio proprio a Carlo Orsi, intanto infatti mi avvicino col microfono. Vediamo, se mi sentite così faccio meno il microfono. Mi sentite, no? Allora devo farlo così, va bene, ok. Buonasera a tutti. E questa sera volevo proporvi una parola che è basilare per tutti noi, direi per tutta l'umanità, per tutti i significati primari e secondari che comporta questa parola. Questa parola è dualità. La stessa preghiera del Padre Nostro contiene una dualità. Da una parte c'è una richiesta del contingente, la parte materiale, si parla di pane quotidiano, di debiti da onorare, e dall'altra, ecco la dualità, una richiesta per i valori spirituali, la resistenza alla tentazione e la libertà dal male. Tutte le culture si fondano sulla dualità. Pensiamo a Yin e Yang orientali, maschile e femminile, toccando ogni campo della cultura, dalla filosofia, alla fisica, alla psicologia, alla teologia, eccetera. In estrema sintesi, questo discorso della dualità, con significato simbolico generale, si parla di luce e di ombra. Sono queste due grandi categorie, con una prevalenza, così la cultura fino ad oggi ci ha proposto questo, di una certa superiorità della luce sull'ombra, cioè tutti i valori positivi sono dalla parte della luce, tutte le cose negative sono dalla parte dell'ombra. Anche quando il tema è trattato nei film, provate a pensare al lato oscuro della forza, di guerre stellari o di certi cartoni animati, eccetera, sono addirittura raffigurati con l'ambientazione, con gli abiti scuri, neri quasi, no? Cioè, quindi c'è questo significato di luce positivo o ombra negativa. Più difficile è scovare le tesi favorevoli all'ombra, che ce ne sono. Facciamo un esempio oggi. Che disastro sta facendo la luce, se si fosse più scuro per noi sarebbe l'idea. Questo per dirvi come non sempre la luce è vista come un elemento favorevole. Provate a pensare voi a dormire alla luce, a dormire al buio, non riusciremo probabilmente a riposare. E quindi trovare questi argomenti favorevoli all'ombra, come invece fa per esempio il filosofo
Giulio Gioriello, che proprio partendo da alcune scoperte scientifiche che hanno messo in crisi alcuni fondamenti positivi della luce. Stasera la devo fare breve perché non ho lo spazio del tempo per questa presentazione per dilungarmi di più. Però dicevo, Giulio Gioriello, partendo appunto da alcune scoperte scientifiche che ha messo in crisi i valori della luce, ripensa ai valori dell'ombra. Cioè, provate a pensare, per esempio, a cosa è significato, cosa significa per noi il sole, cosa è significato per gli antichi, questo addirittura questa divinità, questa fonte di vita per tutti, e tutti la conosciamo così, e scoprire che il sole morirà fra 15 milioni di anni e scomparendo il sole scomparirà anche la Terra. Questo cambia molto le prospettive. Quindi Gioriello ripensa ai valori dell'ombra e parla di luoghi di tenebra necessari per abbattere i luoghi comuni. Questa nostra tranquillità data dalle cose della luce. È quindi l'ombra come l'altra faccia della luce che mette in crisi le nostre tranquille soluzioni, così dice lui. Ombra quindi come necessità equilibratrice. Comprendo che questa è una strada un po' difficile da comprendere in questo momento, dove devo fare una presentazione brevissima, per cui ho virato sull'arte figurativa. Voglio vedere, farvi vedere come ha affrontato questo tema dell'ombra e della luce nell'arte figurativa, perché se è vero che anche in questo campo ci vorrebbero almeno 3 incontri per poterla vedere bene, però questa sera voglio darvi un assaggio di quello che può essere qualcosa di non così scontato e soprattutto di facile individuazione, parlando, come vedremo, di scultura, pittura e fotografia, tralasciando l'architettura perché è troppo complicato farlo in così breve spazio, una cosa già difficile di per sé da spiegare tra tutte le arti figurative con l'architettura. Andiamo avanti. Quindi, la scultura, si vede qualcosa, sì. La scultura che è nel nostro immaginario è quello che più si avvicina al connubio luce-ombra, soprattutto per quanto riguarda la scultura a tutto tondo, cioè la statua come noi l'abbiamo in mente, si dice a tutto tondo perché ci si può girare intorno. Poi vedremo il basso rilievo che invece è una formella dove il modellato si stacca leggermente solo dal fondo. Però in entrambi i casi è importante l'ombra perché farla contrastare alla luce, cioè nessun scultore può pensare di fare una scultura senza pensare all'ombra. Non esisterebbe la scultura. Ecco, questo sarebbe un bel momento di fare il contraddittorio con lo sguardo, ma non si può. Va bene. Ok, Osvaldo Gnotti, che è un grande scultore, è qui presente in sala, credo che abbia partecipato, l'ho visto su con noi. Quindi, già però da qui si nota, anche se purtroppo le immagini sono quelle che sono, nel 120 avanti Cristo di Policlito e Piermeni di là, come da una parte l'ombra sia minima, cioè le superfici sono così ampie di scultura che creano pochi contrasti di ombra. Guardate poi il barocco invece cosa farà con Bernini, dove l'ombra si agiterà moltissimo dentro della sua scultura. In mezzo a questi due grandi modi di creare la scultura e di vederla, si nascondono anche tutti i movimenti e i pensieri della storia della scultura. Ancora nel Medioevo, vedete i torcioni che ci sono sul Duomo di Milano, vedete che hanno delle superfici molto ampie. Tutto il Medioevo, stasera non posso spiegare il perché, rifiuta l'ombra, è tutta una luce, lo vedremo anche in pittura. E anche nella formella di Andrea Pisano, ormai siamo nel 300, questo grandissimo scultore che farà da
da apripista all'arte contemporanea, addirittura alla scultura contemporanea, ci sono delle superfici molto molto opacate. Devo andare molto veloce questa sera, devo stare 20 minuti come mi è stato chiesto. Quindi poi abbiamo il basso rilievo, vedete che anche se qui si vede proprio niente, però è sufficiente per capire che anche nel basso rilievo, non essendoci la scultura tutto tondo, l'ombra è necessaria per cercare di vedere il disegno. Ancora, questo qui vediamo invece una differenza tra il Medioevo e il Rinascimento che sta nascendo di là con i Verdi. Vedete come c'è il piatto qua a sinistra, la mancanza di ombre, e là invece come le ombre stanno diventando molto importanti per favorire la rotondità dei gruppi addirittura, no? Però quello che è veramente interessante, qui devo spenderci due parole perché è quello che chiarisce tutto, il Musée di Michelangelo del 1515, che è stato fatto per la tomba di Giulio II, è stato creato e pensato pensando proprio alla luce che lo investiva, che era questa finestra laterale che poi col tempo è stata chiusa perché sono stati fatti dei lavori nel cortile e quindi non c'era più la visione della luce che aveva visto Michelangelo e non si riusciva più a leggere l'opera. Ecco perché recentemente hanno creato con la tecnologia di oggi una luce artificiale che riproduce esattamente la luce naturale, non solo, ma in tutte le stagioni diversa e in tutte le ore del giorno diversa, così da creare il più possibile l'idea di quello che voleva Michelangelo. Quindi vedete come qui la luce era sbagliata quando c'era la finestra occlusa che ha dovuto illuminarla di là, va bene? Guardate la pittura medievale, forse non ci avete mai fatto caso, ma non esistono le ombre. Soprattutto nel primo, vedete, anche il modellato è fatto a disegno piatto. Guardate ancora qui nel Beato di Leviana, 750 d.C., come tutte le figure siano piatte. Addirittura si potrebbe già vedere l'arte contemporanea. Infatti io spiego l'arte contemporanea col Medioevo. E qui si potrebbe partire da qui per capire già molte cose. Di là Giotto che fa la vera rivoluzione rispetto al Medioevo, perché comincia a mettere un po' di rilievo. E l'ombra è quella che dà il rilievo, è quella che dà la tridimensionalità. Ancora molto e molto incerto. Il maestro dell'osservanza, anche qui, e di là c'è credo Ciassetta, privo completamente di ombre, vedete? Cioè addirittura in pittura si parla di illuminazione e luminosità. Sono due termini molto importanti per la lettura dei quadri. L'illuminazione è quella generale, se c'è più o meno il soggetto illuminato. E luminosità dipende dal colore. In questo caso questo qui è orribile la visione che avete qui, non si riesce ad apprezzare con questo di sinistra il lavoro fatto su quel colore di verde per spegnerlo completamente, per non renderlo troppo luminoso, perché sennò sarebbe stato il contrasto in una scena senza ombre. Questo vi dico io che è una cosa difficilissima perché è proprio l'esercizio finale che faccio fare al corso di pittura analitica e diventano matti quando fanno questa ultima tavola, perché è difficilissimo spegnere il colore. Guardate il Perugino che è maestro del Raffaello, là, dove c'è un'illuminazione generale sempre perfetta. C'è il sole 24 ore su 24, diremmo, no? Sempre illuminazione senza ombre molto, molto marcate. Dove ci sarà? Chi metterà le ombre? Le metterà Leonardo, che anche da scienziato vedeva il risultato dell'osservazione scientifica e non poteva fare a meno di non vedere le ombre. Guardate che particolari là, anche se qui purtroppo non c'è una situazione ideale, ma si co-
coglie benissimo la parte, ho fatto l'ingrandimento di quel particolare là in alto a sinistra, dove c'è tutta addirittura la roccia contro luce nera, dove si sporge verso la luce. Qui ci sono altri particolari, vedete, dove c'è molta importanza dell'ombra qua rispetto alla luce. Poi quello che darà veramente una rivoluzione incredibile nella storia dell'ombra e della luce è sicuramente Caravaggio, anche se lui parte così, parte con una luce piena nel 1595, uno dei primissimi quadri che fa, poi arriva a queste situazioni, famosissima questa vocazione di Matteo, dove la luce è protagonista e si vede, perché di solito chi non è abituato alla lettura dei quadri difficilmente riesce a cogliere i valori di luminosità e illuminazione, però davanti a Caravaggio lo vedono tutti subito, perché lo mette in evidenza così, in un modo così incredibile che tutti lo vedono subito. Caravaggio però ha dato molta importanza all'ombra e, contrariamente a quanto si vede, io sono di un'altra opinione, per lui non esiste che la luce prevalga sull'ombra o viceversa. Ombra uguale luce vale perfettamente per me, per Caravaggio. Qui ci sono altri particolari, qui vedete anche lì Davide Goliath, l'altro Goliath, il suo autoritratto da giovane e da vecchio, come curiosità, spunta dal buio totale, dal nero totale, spunta questa illuminazione. Guardate che bella illuminazione sulla spada, e lì c'è una scritta significativa e vi consiglio di andare a vedere. Poi arriviamo a Malevich, un altro grandissimo astrattista, siamo nel 1915, dove fa addirittura il quadrato nero e il quadrato bianco, dando proprio uguale importanza alle due luminosità. Questa è una cosa bellissima, secondo me, che rende grande anche Malevich. Matisse, guardate Matisse, non esistono, ormai non arriva, non so perché, non va di là, va bene, ok, prendiamo questo, quello di Matisse. Matisse senza ombre, ritorna al Medioevo. E perché di questi ritorni dell'ombra e senza ombra avranno e saranno il significato poi di quell'autore, di quel periodo, di quel pensiero, di quel momento. Derain, che è questo uno dei primi quadri impressionisti, proprio c'era una mostra intitolata Pittura senza ombre a Parigi, una quindicina d'anni fa. Si intitolava proprio così perché non esistono né ombre né quadri impressionisti. C'è solo luce e colore. Al contrario di quello che farà poi Le Buffet, dove queste figure mostruose, c'è sì l'illuminazione generale buona, ma c'è una luminosità molto tagliata nei colori. Quindi siamo verso la categoria dell'ombra, perché quelli che vogliono valorizzare i colori usano delle tonalità molto accese, i gialli, gli azzurri, i verdi, molto squillanti, sono quelli che tagliano tutte queste cromie, lo fanno perché vogliono dare l'idea di mondo ombroso. Questo è Futrier, l'altro grande che ha cominciato quella stagione che poi si chiamerà sia impressionismo astratto che in questo caso informale, astrattismo informale, contrario all'astrattismo geometrico, ma anche l'astrattismo geometrico, se l'avete presente tutti, sono delle superfici perfettamente piatte, senza ombra. Questo in particolare, ci sono tutte le tonalità di rossi che diventano marroni, i bianchi che diventano sporcati completamente, perché questa è la serie dei famosi postaggi, quindi la parola già stessa comprende in sé la metafisica di questa pittura che considera l'uomo sempre ostaggio di qualcosa, quindi di non perfettamente felice. Passiamo alla fotografia, naturalmente la fotografia non può che essere
e nasce la luce d'ombra perché la parola stessa è fotografia e significa fotografos, scrivere con la luce. E anche qui, sorpresa dalle sorprese, ci sono quelli come Ansel Adams che faranno di tutto per far tornare questa parità, e lui l'ha fatta in una maniera così assoluta che mai nessuno più ci è riuscito così bene. Aveva proprio anche un suo catalogo, una sua teoria di come fare per ottenere questa parità di luci, di ombre, di grigi intermedi, no? Fino ad arrivare a uno come Cavalli che ha abolito il nero per la luce totale, vedete, era quasi a livello dei chiaristi, in cui ci sono queste, quindi addirittura non si vede, ma qui c'è solo un'ombra che va sul muro, è un crocifisso renato, è una piccola lama di luce che va sul muro, però in effetti sono tutte tagliate, le tonalità nere, vedete, per far apparire solo i chiari. Questo è l'autore che ho portato questa sera, cioè che ho presentato, proprio in occasione per far vedere questa cosa, dove invece la luce ha solo un 10% di tutta l'inquadratura. Quindi c'è il nero assoluto della notte che domina e quel poco che c'è fa vedere quelle poche cose. Fino ad arrivare a Merz, addirittura la luce la intende come neon, proprio la luce totale, e qui l'ombra non può esistere perché c'è la luce piena, o come fa Dan Flavin, questi qui si vedono al palazzo che c'è dall'arte contemporanea a Varese, cioè da vedere. Il problema di queste opere è che adesso, quando si degraderanno e si spegneranno, non sarà più possibile sostituirle. Quindi anche questa è una morte della luce, se volete. Okay. Quindi Dan Flavin che usa i neon per creare questa situazione di luce dove anche qui c'è il massimo della luce e l'assenza di ombra. E voglio rifinire col Caravaggio perché questo quadro che a me è carissimo proprio, che è il seppellimento di Santa Lucia nel 1608, due anni prima di morire, quando nel suo pellegrinaggio per tornare su è passato da Siracusa, e queste sono le famose latomie, non so se sapete cosa sono delle cave a cielo aperto, ci sono in tutta Siracusa, perché hanno costruito la città cavando la pietra da lì, una pietra quasi calcarea, che si cava da lì facilmente, e siccome il materiale era sul posto, hanno continuato a scavare, hanno costruito la città dove serviva, e sono rimasti questi canyon, che adesso sono spettacolari perché sono pieni di verde, eccetera, eccetera, ma hanno avuto diverse funzioni. E una di anche le catacombe, tra l'altro, che erano diventate una volta, e lui ambienta in queste latomie, quindi in questa situazione di parete nuda, ma quello che voglio farvi vedere, parlando sempre di illuminazione e luminosità, che qui vedete c'è sia l'illuminazione c'è, ma c'è anche la luminosità. Vedete come sono valorizzati, per esempio, i bianchi? Guardate il bianco del cappello del vescovo o il primo piano di questo seppellitore che sta facendo il suo lavoro. Oppure quella persona in centro con l'abito clericale, con un viso molto illuminato. Quindi qui c'è anche la luminosità molto alta. Cosa c'è in questo quadro di così sorprendente? Adesso non posso stare più molto perché ho quasi finito, credo, il tempo, no? Forse sono già sforato, no? Sono a tempo, E, ecco, cosa c'è di straordinario in questo quadro? C'è che in metà quadro non c'è niente. Cioè, questo quadro è una superficie di 6x3, quella parte lì che di niente, provate a pensare, 6x3 è un grandissimo quadro, con pitturato niente, solo un materiale. E secondo me questa è l'incontro che Caravaggio ha voluto fare tra la luce e l'ombra, cioè per lui secondo me avevano lo stesso valore, quindi la luce e l'ombra, se no qui avrei fatto tutto nero o tutto
chiaro. Questo tonalità neutra che purtroppo si vede pochissimo, ma è così, quello che vedete è così, cioè non si vede niente perché non c'è niente, no? E questo lasciare spazio all'incontro dell'ombra con la luce in modo tale che nessuno prevalga sull'altra. Qui ombra uguale luce, perfettamente riuniti nella tecnica, nell'espressione e nel pensiero. Grazie. Grazie a Rossi, che è stato veramente molto, molto, molto preparato, molto interessante seguirlo e ci ha fatto riflettere. E devo dire che anche qui sono esposte delle opere che riguardano proprio il discorso della luce e dell'ombra, questo senz'altro, un po' perché il tema era un po' rivolto a questo, no? La sensazione di andare, cioè la ricerca di andare verso la serenità, la luce, no? Nello spirito. Allora, volevo prima di passare di nuovo lo spazio alla musica, che è un'altra forma di luce, è una luce diversa, il canto e la musica, è la voce, diciamo, della luce forse, no? Quindi un po' l'astrazione in generale. Però è un grande sentimento, un grande modo di comunicare. Volevo sapere se qualcuno in sala fa parte della parrocchia, che ci sia magari per un intervento, visto che abbiamo fatto questa manifestazione in particolare anche per la parrocchia Santo Crocifisso. Se qualcuno è un rappresentante, magari ci fa piacere se vuole intervenire, se no pazienza, sarà riportato a loro che c'è stata questa assenza e ci dispiace. Allora, richiamo ancora il soprano Candida Spinelli e la pianista Gabriella Gappa per il secondo brano che sarà di Lecouvreur. Adriana Lecouvreur. Un po' particolare. Ecco, respiro qui. Facciamo praticamente un salto di 150 anni. Passiamo dal barocco al verismo. Si chiamava Adriana Lecouvreur. Ci ho messo tanto anche io a imparare quel nome. No, molto più bravo mio figlio. Lui francese, tedesco, inglese, no? Per lui invece. Vabbè. Era nata nel 1692. Di umili origini, quando cominciò ad affermarsi nel teatro, aggiunse un Le al suo cognome e divenne poi una grandissima attrice drammatica, che il pubblico della commedia francese applaudì per molti anni. Donna talentuosa, le furono attribuiti molti amori, tra cui quello con Maurizio di Sassonia. Morì nel 1730 per una grave infezione, ma la leggenda la vuole avvelenata da un'invidiosa collega. Fu sepolta in una fossa comune, come del resto era d'uso per i nobili di quel tempo, senza alcun rito religioso. Il compositore calabrese volle sperimentare una sorta di teatro nel teatro. L'opera si apre infatti nel foyer della Comédie Française al momento in cui, prima della rappresentazione, gli attori si preparavano e le attrici si truccavano. L'entrata di Adriana, che prova il suo ingresso in scena e ripassa la sua parte, culmina nell'aria «Io sono l'umile ancella del genio creatore, quindi sia fatta la tua volontà». Oh!
migliora sempre di più. Poi abbiamo una musicista che davvero molto. Eleva molto bene. Grazie. Grazie Gabriella. Continuiamo con un'altra delle aree molto, molto famosa, particolare, e che accosto a Padre Nostro con Venga il tuo regno. Si tratta di Vissi d'arte dalla Tosca di Giacomo Puccini. Opera conosciutissima, racconta l'amore incondizionato di Floria Tosca, cantante, per il suo amante Mario Cravadossi, pittore. Mario viene catturato dalla polizia perché è sospettato di aver nascosto Angelotti, evaso dalla prigione di Castel Sant'Angelo. La trama si svolge a Roma nell'atmosfera tesa che segue l'eco degli avvenimenti rivoluzionari in Francia e la caduta della Prima Repubblica Romana in una data precisa, sabato 14 giugno 1800, giorno della battaglia di Marengo. Floria, che cercherà di salvare Mario inutilmente, muore buttandosi dagli spalti di Castel Sant'Angelo. L'aria Vissi d'arte è una preghiera. Tosca chiede a Scarpia, capo della polizia, di accordare la grazia a Mario, ma il barone acconsente solo a patto che Tosca gli si conceda. Inorridita, la cantante implora il capo della polizia e si rivolge in accorato rimprovero a Dio. Addio, Vissi d'arte, Vissi d'amore. Buon ascolto. Thank you.
Allora, grazie a Angela, a Gabriella, a Carlo Orsi, grazie a tutti voi per la partecipazione. Come del resto ringrazio l'amministrazione comunale della provincia di Monza per il patrocinio e la possibilità degli spazi concessi, i nostri sponsor che ci permettono questo perché ci sono anche del sostegno economico, e particolarmente la Flexform, la Banca di Carate e il ristorante Osbus che offre il rinfresco che potrete gradire tra poco. E vi ricordo che la mostra rimane aperta fino a sabato, fino a domenica 15, quindi con gli orari che vedete sui volantini, quindi ci sarà bisogno comunque da parte dei partecipanti di una collaborazione anche per gli eventuali turni di presenza, perché così è bello di questo lavoro è che non deve essere sulle spalle sempre di poche persone, ma è bello se è condiviso è tutto più semplice e diventa più gradito a tutti quanti. Vi invito ad ammirare le opere esposte e vi ringrazio anche per la vostra presenza per questo momento, davvero. Grazie. Dimenticavo l'appuntamento, il prossimo appuntamento, ecco, questo in programma a settembre ci sarà una collettiva a due velocità si chiamerà, perché è quella in particolare di Franco Lucchini e di Lilli Cattaneo, sono due modi diversi di esporre, di interpretare l'arte, però l'arte è una e sempre una, cioè, l'arte ha sempre un profilo alto. Ecco, invito proprio a essere presenti a questo, e poi a ottobre ci sarà un'altra collettiva, sempre qua in Sala Civica, con Dipingo la Pace, che porterà proprio il titolo alla serata di poesia, che sarà poi quella del terzo venerdì di ottobre. Grazie a tutti, grazie a Vincenzo.